Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi vi daremo l'idea giusta per un aperitivo con gli amici o per un pranzetto veloce. Prepareremo dei rotolini sfiziosi che non vi so dire. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 8 fette di pane in cassetta, mi raccomando quello senza i bordi, 3 etti di ricotta di pecora, 8 pezzettini di mozzarella per la pizza, circa 200 grammi, 260 g di prosciutto cotto, 2 uova, pan grattato, olio, sale e pepe. Una ricetta veloce, piena di gusto. Preriscaldate il forno a 180 gradi e mettiamoci subito a prepararli. Dobbiamo appiattire prima di tutto le nostre fette di pane in cassetta con un mattarello, un pochettino di pazienza. Dobbiamo andare ad appiattire bene ogni singola fetta, mi raccomando, da un lato giriamo e dall'altro. Questo farà sì che il pane si ammorbidisca ancora di più e sarà molto molto più facile poi piegarlo. Io continuo, ci vediamo fra poco. Vado a lavorare con un po' di pepe, non aggiungo sale perché ho scelto la ricotta di pecora che è molto 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 saporita. E utilizzo il pepe bianco per questa ricetta, la nostra ricotta. Diamo una veloce, veloce, veloce mescolata. E ora procediamo in questo modo. Prendiamo ogni singola fetta di pane in cassetta. Prendiamo un po' di ricotta e andiamo a stenderla. Sul lato andremo a stenderla lungo tutto il bordo, lasciate qualche centimetro su ogni lato, mi raccomando. Andiamo ad aggiungere una fetta di prosciutto, lasciamola uscire leggermente dal bordo inferiore e superiore. Andiamo ad aggiungere un pezzettino di mozzarella, andiamo a richiudere i bordi. Chiudiamo qui, chiudiamo la parte superiore verso l'interno e andiamo ad arrotolare. Questo bordo che abbiamo lasciato esposto farà da collante e andrà a chiudere perfettamente il nostro pane in cassetta. Il bordo inferiore, mi raccomando, lasciatelo sempre rivolto verso il basso. Adagiateli in un piatto. Io li finisco tutti nel frattempo, ci vediamo fra poco. Ho aggiunto un pizzico di sale alle 2 uova, le finisco di sbattere. Dobbiamo andare a immergere ogni singolo rotolino all'interno del composto, passarlo nel pan grattato e disporlo sulla teglia ricoperta di carta forno che è già qua pronta davanti a me. In questo modo fatelo delicatamente, mi raccomando. Fatelo passare tutto attorno. Anche le due parti laterali, piano piano. E ora con l'altra mano lo fate passare nel pan grattato. E lo adagiate. Continuate così con tutti i rotolini. L'ultimo passaggio che va fatto, un giro d'olio. E io sono pronta a infornarli a 180 gradi per 20 minuti. Il mio forno è già caldissimo, vado. Ci vediamo fra poco. I nostri rotolini gustosi sono pronti per essere mangiati. Io, ragazzi, non vedo veramente l'ora di andare a gustarli. Questo è l'interno, la mozzarella è filante. Li lascio giusto intiepidire un attimo perché altrimenti mi brucio il palato. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Io vado a mangiare, buon appetito a tutti e ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.
www.cucinaconagnese.it.